Barbara Sanseides. A Ponzio Pilato la storia affida il caso giudiziario per antonomasia, il processo a Gesù. È tornato a trovarci il professor Alessandro Barbero. Buongiorno. Professore, oggi parliamo niente meno che del processo a Gesù. Però le chiedo subito, figure di profeti e predicatori come Gesù di Nazareth erano diffusi in Palestina? Quanto erano diffusi in Palestina? E poi avveniva normalmente che fossero arrestati, processati e poi condannati a morte, come avviene nel caso di Gesù? Beh, diciamo, gli ebrei sono un popolo che aspetta la venuta del Messia. E quindi la tentazione di dire io lo conosco, è arrivato, oppure sono io, oppure io preannuncio l'arrivo. Ecco, questa tentazione c'è continuamente. Quindi nella storia ebraica ci sono molte fasi in cui compaiono personaggi di questo tipo, che spesso danno fastidio. Possono dare fastidio al potere politico quando criticano, come Giovanni Battista, che criticava la corruzione della corte di Erode e quindi finisce decapitato. Sì. Possono dar fastidio ai sacerdoti quando, come Gesù, o più tardi San Paolo, attaccano alle fondamenta la tradizione della religione ebraica. Quindi sono figure che mettono in crisi l'autorità religiosa, possiamo dire. Sì, sempre e comunque, anche perché hanno spesso anche delle connotazioni di rivoluzione sociale, politica, mentre invece i sacerdoti tendenzialmente sarebbero per mantenere l'ordine e a quell'epoca non far arrabbiare i romani. Sono per la conservazione. Allora, dal 63 avanti Cristo le truppe di Roma occupano la Giudea e la sua capitale, Gerusalemme, una regione che per le tensioni sociali e religiose che l'attraversano si rivela per l'impero tra le più difficili da governare. Al tempo in cui, secondo i Vangeli, si compie la vicenda di Gesù di Nazareth, la Giudea, con capitale Gerusalemme, è da oltre 6 decenni sotto il dominio di Roma. Dal 37 a.C. è governata da Erode il Grande, re di Giudea, Samaria e Idumea, vassallo dell'impero romano. Dopo la morte di Erode il Grande e il breve regno del figlio, Archelao, la Giudea diventa provincia romana ed è affidata ad un governatore dipendente dal legato imperiale di Siria. Dal 26 d.C. a ricoprire l'incarico col titolo di prefetto, prima con l'imperatore Augusto e poi sotto Tiberio, è Ponzio Pilato. Al prefetto spetta il compito di amministrare la giustizia, ma soprattutto di vigilare sull'ordine pubblico. Provincia tra le più turbolente dell'impero, la Giudea è scossa da forti tensioni politiche e religiose. La minaccia più seria viene dalla fazione degli Zeloti, partito che propugna la rivolta armata contro gli occupanti e la ricostituzione del Regno di Israele. Posizione radicale che non trova però l'appoggio del Sinedrio, il supremo consiglio che rappresenta l'autorità religiosa, politica e amministrativa del popolo di Israele, a cui Roma riconosce autonomia di governo e ampio margine di manovra negli affari interni della comunità ebraica. Inoltre, come massima autorità religiosa, ha il compito di vigilare sulla purezza della dottrina e dunque di confrontarsi e scontrarsi con i vari movimenti religiosi diffusi in quel tempo in Palestina. Formato dagli anziani e dagli scribi, il Sinedrio è diviso sostanzialmente in due gruppi: i Sadducei, maggioritari, rappresentanti dell'aristocrazia ebraica, favorevoli ad una soluzione di compromesso con Roma, e i Farisei, i dottori della legge, corrente caratterizzata da una scrupolosa osservanza della Torah. Nel periodo in cui si svolge l'ultima fase della predicazione di Gesù in Galilea e in seguito a Gerusalemme, al vertice del Sinedrio si trovano il sommo sacerdote Caifa e Anna, predecessore e suocero dello stesso Caifa. È con loro che il prefetto Ponzio Pilato deve trattare per gli affari ordinari e straordinari che riguardano la Giudea e il suo popolo. Professore, partiamo dalla situazione in Palestina sotto al tempo di Ponzio Pilato, sì, e di Gesù di Nazareth. Allora, c'è una situazione segnata da forti tensioni politico-sociali. Sì. E poi qual è il rapporto dei romani con il Sinedrio, con un'autorità religiosa come il Sinedrio? In realtà la Palestina in quel momento è una polveriera, dove si aspetta solo chi accenderà la miccia per far, sì, esplodere tutto. È una polveriera perché intanto c'è un'aristocrazia ebraica che comprende anche i sacerdoti, che tutto sommato sarebbero anche disposti a fare come nelle altre province dell'impero romano. Cioè si impara a vivere da romani, si parla greco, si va in palestra, si va a teatro,
E c'è un popolo che considera tutto questo con scandalo, come un sacrilegio. Quindi ci sono tensioni interne allo stesso popolo ebraico, innanzitutto. E poi c'è il problema incombente del fatto che gli imperatori mettono il naso nelle questioni religiose. Nell'impero romano fin dall'inizio c'è questo problema che l'imperatore diventerà un dio quando sarà morto e si comporta già un po' come un dio da vivo e vuole essere appunto venerato come un dio, e per gli ebrei questo è intollerabile. In quel momento nessun imperatore è stato così stupido da andarli a stuzzicare, ma pochi anni dopo Caligola pretenderà di far mettere la sua statua nel Tempio di Gerusalemme, dove nessuna immagine può entrare. Ecco, in condizioni del genere, appunto, le rivolte sono lì che covano. Erano all'ordine del giorno. Senta, ma che vantaggi i romani potevano avere nel controllare la Giudea? Valeva davvero la pena, insomma, correre tutti quei rischi, essere continuamente sottoposti al bisogno di controllare le rivolte che scoppiavano? Ma non valeva assolutamente la pena dal nostro punto di vista. Però gli imperi non possono tirarsi indietro. A cosa serve a Putin avere la Cecenia? Assolutamente niente, però anzi costa guerra, morti, proteste, però lì sei arrivato e lì devi stare, gli imperi non tornano mai indietro. Senta, tra i protagonisti di questo periodo c'è Erode il Grande, che i Vangeli, lo sappiamo, descrivono come spietato e che, insomma, viene ricordato per la strage dei neonati, che, insomma, qui avrebbe dovuto finire anche Gesù. Si tratta di una malvagità leggendaria questa di Erode, oppure c'è qualche fondamento storico? Ma Erode il Grande, che non va confuso poi con l'Erode Antipa, che invece incontrerà Gesù, siamo un po' di anni prima, all'epoca della nascita di Gesù. Erode il Grande è uno che fa un mestiere difficilissimo. Fa, come dicono gli storici oggi, il re cliente o il re vassallo dell'impero, il che vuol dire che formalmente è il re di un pezzo del mondo ebraico, ma prende ordini da Roma e guai a sgarrare. Allora, bisogna essere dei politici molto abili, anche perché Roma stessa oscilla, c'è la guerra civile a Roma al tempo di Erode, lui stava con Marco Antonio, che stando con Cleopatra dominava tutto l'Oriente, appena Marco Antonio cade, Erode deve negoziare il passaggio dall'altra parte, dalla parte di Ottaviano, e ci riesce, non era mica detto che ci riuscisse. Allora, quando sei un politico che vive in quel mondo, fai ammazzare anche un sacco di gente, quello fa parte del pacchetto. Senta, i rappresentanti di Roma, come appunto Ponzio Pilato, che era governatore della Giudea, devono confrontarsi inevitabilmente con la religione ebraica, che è una religione, insomma, particolare, no? Che ha le sue leggi, la sua organizzazione, la sua autorità religiosa, appunto rappresentata dal Sinedrio. Che cosa ha di diverso questa religione rispetto alle altre per i romani? È diversa da tutte le altre, perché in tutti gli altri popoli danno per scontato che esistono tante divinità. Io adoro le mie, tu adori le tue, convivono tranquillamente e non c'è nessun problema. Gli ebrei sono gli unici che dicono no, il nostro Dio è l'unico, i vostri non ci sono, sono falsi. Già a questo punto i romani devono dire no, ma non ditelo però, perché se lo dite troppo chiaramente si mette molto male se venite a insultare i nostri dei. State solo zitti e noi vi lasciamo gestirvi la vostra religione per conto vostro. Poi c'è anche un'altra cosa, che gli ebrei, io ho pensato per tanto tempo in fondo che fossero un piccolo popolo di periferia, ma in realtà c'è già da secoli la diaspora ebraica. Ci sono comunità ebraiche, Alessandria d'Egitto, Roma. In realtà sono un popolo che è già presente in moltissime zone. Di recente è uscito un bellissimo libro del mio collega Giovanni Brizzi, antichista, sulle guerre giudaiche, il quale dice che gli ebrei sono l'unico popolo di cui Roma ha paura in realtà. Certo. Nel mese di Nisan dell'anno 33, durante le festività della Pasqua ebraica, le vicende del predicatore che viene dalla Galilea, Gesù di Nazaret, e del prefetto romano Ponzio Pilato stanno per incontrarsi a Gerusalemme. Nella settimana che precede la Pasqua ebraica, a dorso di un asino, tra due ali di folla che lo acclamano come Messia, Gesù di Nazaret fa il suo ingresso nella città di Gerusalemme. A questo punto la sua fama, secondo il racconto dei Vangeli, è già diffusa in tutta la regione per la sua predicazione e soprattutto per i miracoli che ne hanno rivelato la potenza. A Gerusalemme, gremita di pellegrini, per la celebrazione della Pasqua, si trova anche il prefetto Ponzio Pilato, che normalmente risiede sulla costa a Cesarea. Probabilmente ha fatto rotta sulla capitale per controllare da vicino che le celebrazioni si svolgano senza disordini,
magari istigati dagli zeloti, i nemici più agguerriti di Roma. Ma è un'altra la vicenda imprevista e imprevedibile che sta per chiamare in causa Pilato. Non è quanto ha detto il Galileo che ci preoccupa nei cosiddetti miracoli. E neanche il fatto che folle esaltate lo salutino come il Messia. Non ha importanza. Il vero problema che ci sovrasta è che costui osa proclamarsi. A stento posso pronunciare le parole. Quest'uomo osa proclamare se stesso il figlio di Dio. Nei Vangeli sinottici, la decisione del Sinedrio di giustiziare Gesù di Nazaret si manifesta dopo il suo arrivo a Gerusalemme e l'acclamazione come Messia da parte della folla. Nella giovedì che precede la Pasqua, dopo l'ultima cena con i suoi discepoli, Gesù viene arrestato e condotto al cospetto del Sinedrio. Interrogato da Anna e Caifa e riconosciuto colpevole di blasfemia per essersi proclamato figlio di Dio, Gesù è condannato a morte. Ma al Sinedrio non è consentito eseguire condanne capitali. Solo l'autorità imperiale può farlo attraverso il proprio rappresentante in Giudea, il prefetto Ponzio Pilato. Professore, il Sinedrio accusa Gesù di Nazaret di blasfemia. Quest'uomo che osa proclamarsi figlio di Dio bestemmia. Però a un certo punto, che cosa fa Gesù perché il Sinedrio arrivi a pretenderne addirittura la morte? Ci sono degli episodi particolari che spiegano questa decisione? Se dovessimo dire un singolo episodio, probabilmente la purificazione del Tempio, la cacciata dei mercanti del Tempio, come diciamo noi, no? Ecco. Perché questo vuol dire, quest'uomo che stiamo tenendo d'occhio da un po', è disposto a fare uno scandalo in pubblico, è disposto a fare uno scandalo nel luogo più sacro di Gerusalemme, nel Tempio, e per di più questo scandalo vuol dire che lui contesta il modo in cui noi, i sacerdoti, gestiamo il Tempio. Noi lasciamo fare certe cose che anzi consideriamo importanti e secondo lui invece andrebbero abolite. Vuol dire che quest'uomo contesta sia la religione dei nostri padri, sia l'autorità appunto del Sinedrio stesso che la gestisce. Certo, ma quindi c'è anche un altro episodio, per esempio la risurrezione di Lazzaro, che porta a un certo punto alla decisione di farlo sì, arrestare. Sì, perché fa più effetto l'intervento al Tempio. La risurrezione di Lazzaro è semmai di nuovo, dal punto di vista dei sacerdoti, questo è davvero un truffatore pericoloso, capace di fare trucchi come questo, e se non lo fermiamo la gente gli andrà dietro. Senta, che ruolo gioca Ponzio Pilato in questa fase? Può consentire che il Sinedrio arresti, processi e condanni a morte qualcuno senza essere preventivamente informato o consultato? Può. Deve poi essere informato della condanna a morte, come abbiamo sentito, la deve autorizzare lui. Può, perché l'impero romano era un impero leggero. Sembra strano dirlo, perché poi, come dire, il giogo delle tasse era pesante. La gente percepiva il potere dell'impero come un potere arbitrario, anche crudele, ma in realtà l'impero si governava con pochissimo. Sì. Non c'è una vasta burocrazia, c'è un governatore con delle truppe, il quale lascia che la vita locale vada avanti per conto suo, secondo le sue regole, con le autorità locali, perché il governatore romano non si può certo mescolare, lo fa già troppo, gli capita già a Ponzio Pilato e passa già alla storia per quello, che è rimasto coinvolto. Questo aveva garantito il successo, no, dei romani nel gestire sì, questo, è proprio questo, perché tu intanto spendi pochissimo per governare l'impero. E poi dai alle classi dirigenti locali questa soddisfazione di dire in fondo siamo ancora noi che governiamo, finché manteniamo l'ordine, paghiamo le tasse e ci inchiniamo a Cesare, poi in realtà ci facciamo i nostri affari. Allora, dopo il pronunciamento notturno del Sinedrio, Gesù di Nazaret compare in catene davanti a Ponzio Pilato. Deve rispondere delle accuse di sedizione, rifiuto del pagamento dei tributi a Cesare e di essersi proclamato re dei Giudei. Davvero tu sei il re dei Giudei? Se il mio regno fosse di questo mondo, il mio popolo non avrebbe esitato a combattere per cercare di liberarmi. Oh, tu parli di un regno. Allora sarai sicuramente un re. Sei un re.
Sì, lo sono. Per questo sono venuto al mondo. Per testimoniare la verità. Chiunque cerchi la verità, ascolta la mia voce. E qual è, allora, questa verità? Quest'uomo è un sognatore, non un criminale. Portatelo via, fatelo frustare, in ricordo della giustizia romana, così forse si sveglierà. L'intenzione di Pilato è rimettere in libertà il Nazareno, ma i membri del Sinedrio premono perché sia condannato a morte mediante crocifissione. A Pilato non resta che un ultimo tentativo, previsto dalla tradizione per le festività della Pasqua. Quale dei due criminali volete che sia messo in libertà? Gesù di Nazareth! Cosa per salvarlo? Non possiamo abbandonarlo così. Colpevole di essersi proclamato re dei giudei? O Barabba! La folla sceglie Barabba. Professore, il racconto dei Vangeli fa emergere soprattutto due aspetti. Allora, l'esitazione di Pilato a condannare Gesù, lui l'avrebbe liberato. Insomma, dice, quest'uomo è un sognatore, non è un delinquente, non è una minaccia per Roma. E poi una sorta invece di braccio di ferro con il Sinedrio. Che cosa può aver indotto esattamente Pilato prima a resistere e poi a cedere alla volontà del Sinedrio? Questa è una di quelle cose che noi non possiamo dire. Ci mancano troppi elementi. Chi era Pilato? Sì. E chi era Caifa? Come uomini chi erano? E in che rapporti erano? Tutto questo noi non lo sappiamo. Quindi, prendendo per buona la storia secondo cui Pilato all'inizio esita, perché Pilato è fondamentale come personaggio dei Vangeli per quello, non è malvagio, non è un crudele tiranno, è uno che potrebbe fare il bene e poi si spaventa un po' e se ne lava le mani. In questo senso è un personaggio esemplare dal punto di vista etico, no? Certo. Proprio per condannare non i malvagi, ma quelli che vedono la cosa giusta da fare e non hanno il coraggio di farla. Professore, un altro snodo fondamentale in questa vicenda è la scelta tra Gesù e Barabba. Allora, Pilato lascia che la folla si pronunci a favore di uno dei due prigionieri e la folla sceglie Barabba. Tra l'altro, Barabbas in aramaico significa figlio del padre. Quindi c'è stato forse un equivoco? Pilato non conosceva l'aramaico, aveva bisogno di una migliore traduzione? Ma in realtà Barabba era, come dire, era un pericoloso terrorista, ecco, per definirlo con i criteri di oggi. Sì. E Pilato avrebbe ritenuto molto più opportuno far fuori lui piuttosto che non quell'innocente sognatore, per l'appunto. Evidentemente non ha avuto la forza politica di imporre la sua scelta. Qui comunque c'è una cosa molto interessante, perché Benedetto XVI si è occupato di questa cosa, proprio partendo dal fatto che Barabba vuol dire il figlio del padre, ma non era l'altro il figlio del padre? Anche, cioè Benedetto XVI dice, queste due figure sono speculari, sono due messia, in realtà. Anche Barabba è un aspirante messia, però è diverso il messaggio, perché Gesù propone appunto la pace, mentre invece Barabba è uno di quelli che vorrebbero la lotta armata. Senta, però a un certo punto Pilato se ne lava le mani, no? Allora, che gestione è quella di Pilato? Cioè, comunque corrisponde alle funzioni, alle responsabilità di un prefetto di Roma, quello di lavarsene le mani? No, alla fine mica tanto, perché diciamo così, il prefetto di Roma ha fatto, come qualunque governatore romano in provincia, ha fatto il suo mestiere se a Roma non si sente parlare di grane in quella provincia. Quello è il compito del governatore, fare in modo che le cose funzionino lisce, se ci sono delle grane, metterle a tacere.
siccome ne stiamo parlando ancora adesso, 2000 anni dopo, sì, certo. Ecco, non è tanto riuscito a mettere a tacere la faccenda Ponzio Pilato, e quindi ha fallito. Allora, il processo a Gesù, così come viene riportato dai Vangeli, è regolare? Si svolge secondo le norme del diritto romano e le consuetudini in uso in quel tempo? Abbiamo chiesto un parere tecnico al presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, oltre che ex componente del pool Mani Pulite, Pier Camillo Davigo. Gesù non era un cittadino romano, quindi per lui valevano regole diverse. Se usassimo termini moderni dovremmo dire una sorta di diritto coloniale. Il problema è questo: Gesù viene tradotto davanti al Sinedrio, viene arrestato dalle guardie del Sinedrio e davanti al Sinedrio gli viene chiesto se è vero che lui aveva dichiarato, come afferma un testimone, che avrebbe potuto distruggere il Tempio del Signore e ricostruirlo in 3 giorni. E quando lui dice di essere il Messia, dicono: ha bestemmiato, non abbiamo bisogno di altre prove. E lo portano da Ponzio Pilato, procuratore romano di Giudea, per fare un processo che secondo il Sinedrio è sostanzialmente di blasfemia, perché appunto ha bestemmiato. Ponzio Pilato fa di tutto per non farlo questo processo, perché prima dice al Sinedrio: occupatevene voi. Gli rispondono: noi non possiamo condannare a morte, quindi te ne devi occupare tu. Allora Ponzio Pilato, all'esito di una sommaria istruttoria, dice: non trovo male alcuno in quest'uomo. E gli rispondono quelli del Sinedrio: se lo assolvi non sei amico di Cesare, si è proclamato re, quindi se tu lo assolvi non sei amico di Cesare. Siccome Ponzio Pilato, qui dovremmo tenere presente quanto è importante l'indipendenza della magistratura, voleva essere amico di Cesare, lo condanna, pur dicendo: non sono responsabile, mi lavo le mani del sangue di questo giusto. Quindi la condanna è una condanna verosimilmente per lesa maestà. Questo è il problema. Bisogna tener conto infine che se fosse stato un cittadino romano sarebbe stato decapitato, come è accaduto a San Paolo. Invece, non essendo un cittadino romano, è stato ucciso con la crocifissione, che è una pena terribile. Professore, noi come il giudice Davigo siamo ancorati alle cronache dei Vangeli quando ricostruiamo questi fatti, no? Qual è però il loro grado di storicità, la storicità dei Vangeli? La liberazione di Barabba, secondo i 3 Vangeli sinottici, è perché era una tradizione del prefetto di Roma di liberare un delinquente, mentre invece, secondo il Vangelo di Giovanni, era una tradizione degli ebrei che si liberava un delinquente. Quindi sono fonti diverse che spesso sono in contraddizione. Non entrano nel dettaglio. Poi bisogna dire ancora un'altra cosa. Noi pensiamo al diritto romano e alla complessità delle sue procedure, ma il processo del diritto romano è il processo civile. È il processo fra 2 cittadini, di solito rispettabili, che hanno una questione economica fra loro, e allora lì forme e controforme, regole, tempi, avvocati. Ma quello è il processo civile. Quando si tratta di giudicare un delinquente, il diritto romano non prescrive forme particolari. L'autorità lo acchiappa, verifica se è davvero stato lui a rubare quella mandria di cavalli, entrare con scasso in quella casa, oppure insultare l'imperatore, e poi una volta deciso che è stato lui lo si crocifige e quindi non se ne parla più. Diciamo, lo scenario del processo a Gesù che ci è stato restituito è credibile? È attendibile? Sì, proprio perché non è un processo in realtà. C'è un avvocato? No, non c'è mica un avvocato. Certo. Anche il capo d'accusa non si sa bene qual è. Sì. È una cosa sbrigativa, che era il modo con cui le autorità si occupavano dei delinquenti. Senta, arriviamo ad uno dei momenti più tragici della storia dell'umanità, no? La questione della colpa del popolo ebraico per la crocifissione di Gesù, per la condanna a morte di Gesù. Come nasce esattamente questa interpretazione della colpa del popolo ebraico, che poi avrà, insomma, esiti davvero tragici nella storia dell'umanità? Sì, in realtà è una cosa che nasce subito, nel senso che c'è già un po' nei Vangeli, in particolare mi pare in quello di Giovanni in questo caso. E si spiega così, col fatto che i primi cristiani sono tutti ebrei, naturalmente, di nascita, sì, però convertiti, e per un momento rimane un po' di incertezza: possiamo essere cristiani e restare anche ebrei? Poi no, poi si chiarisce che no, non si può, è proprio un'altra cosa, e anzi bisogna marcare la distanza. E quindi, come spesso succede con chi ha lasciato una religione per abbracciarne un'altra, verso la religione di partenza c'è magari anche senso di colpa, direbbe il dottor Freud, ma di sicuro odio manifesto. E quindi i primi cristiani
verso gli ebrei hanno questo atteggiamento estremamente ostile che la Chiesa poi accetta prestissimo, già nei primi secoli, quinto secolo credo, si dichiara ufficialmente che gli ebrei sono il popolo deicida che ha ucciso Dio. La figura di Pilato ha ispirato grandi scrittori, da Jack London a Frederick Durrematt ad Anatole France, ma soprattutto c'è il ritratto straordinario che ne fa Mikhail Bulgakov nel suo capolavoro Il maestro e Margherita. Nel racconto Pilato dello scrittore svizzero Friedrich Dürrenmatt, il prefetto romano avverte immediatamente la divinità di Gesù di Nazareth e ne resta tramortito. Anatole France narra invece nel suo Il procuratore della Giudea di un Ponzio Pilato ormai vecchio, alle prese con la gotta e del tutto dimentico di un uomo chiamato Gesù. Tutto il contrario del Pilato di Max Frisch, ossessionato dal ricordo di quel giudizio. Ma le pagine più affascinanti sulla figura di Pilato sono quelle dello scrittore russo Mikhail Bulgakov in uno dei capolavori della letteratura di ogni tempo, Il maestro e Margherita, scritto nel 1941 e pubblicato incompiuto nel 1967. La vicenda di Pilato e Gesù, incastonata nel romanzo ambientato a Mosca negli anni 30, si apre con un incipit tra i più suggestivi mai scritti. In tunica bianca, foderata di porpora, con un'andatura strascicata, un mattino di primavera, il 14 del mese di Nisan, uscì nel colonnato, chiuso fra le due ali del palazzo di Erode il Grande, il procuratore della Giudea, Ponzio Pilato. Bulgakov presenta Pilato afflitto da un lancinante mal di testa che il prefetto attribuisce al profumo di olio di rose che dall'alba impregna Gerusalemme. Pochi istanti dopo, Gesù fa il suo ingresso e preannuncia che il mal di testa del procuratore sta per passare. Cosa che in effetti avviene. Pilato è confuso. Con chi ha a che fare? Un grande mago? Un medico? E poi come fa ad indovinare i suoi pensieri? Pilato intuisce che davanti a lui c'è qualcuno che segnerà profondamente il suo destino. Il procuratore vorrebbe lasciare andare il Nazareno, ma poi si avvede dell'accusa che può valere la morte per l'uomo che ha di fronte. Si tratta di crimine contro lo Stato. «Cosa hai detto?» gli chiede Pilato. «Ho detto che ogni potere è violenza sull'uomo e che verrà un tempo in cui non vi saranno né potere, né Cesari, né qualsiasi altra autorità». Per Gesù di Nazareth è la fine, il Golgota. Da quel momento il rimorso invade l'animo di Ponzio Pilato. Il rammarico di non aver detto qualcosa o di non aver prestato ascolto a qualcosa. Si rivedranno alla fine del romanzo lui e l'uomo che ha mandato a morte per continuare il loro colloquio e placare un rimorso lungo 2000 anni. Professore, Bulgakov scrive Il maestro e Margherita e traccia la sua interpretazione di Pilato in pieno stalinismo. No, siamo in pieno stalinismo, ma quale può essere il denominatore comune di due contesti così diversi? La Gerusalemme di Pilato e invece la Russia di Stalin. La Mosca del maestro sì, qual è il tema che emerge? C'è, il denominatore comune c'è, e cioè esiste un potere omicida, onnipotente, da cui nessuno è al sicuro, ed è un potere omicida e onnipotente che si offende facilmente. E se tu, e basta una parola a volte. Per scatenarlo. Ecco, allora qui l'analogia è pazzesca, perché nella Mosca di Stalin si sa che appunto bastava un discorso riferito da qualcuno per rischiare grosso, ma anche Gesù è andato in croce perché gli hanno fatto dire io sono il re dei giudei. E una volta che gli ebrei dicono a Pilato, attento, perché se Cesare viene a sapere, sei tu che rischi la testa. Ecco, quindi il clima è assolutamente lo stesso. Perché il potere genera sempre violenza. Spesso la genera, un po' ne genera sempre, ma io direi che nella Russia di Stalin e nell'impero romano bastava la violenza niente. Del potere è assolutamente in primo piano. Senta, Bulgakov vede Pilato afflitto perennemente dal rimorso, rimorso di coscienza, mentre il Pilato di Anatole France ha totalmente rimosso la vicenda. Allora, per un prefetto romano del primo secolo è più probabile l'ipotesi di Bulgakov o quella di France?
Ma io sarei per un'ipotesi intermedia, perché queste sono due ipotesi letterarie bellissime, tutte e due affascinanti. Certo. Il Pilato che continua a rodersi per tutta la vita, perché l'ho fatto, perché l'ho fatto. E l'altro Pilato che invece dice Gesù di Nazareth, ma mica mi ricordo. Ecco, io mi immagino una via di mezzo, probabilmente in archivio Pilato aveva una cartellina, un dossier, aveva il cassetto dei dossier di Gerusalemme, di quel periodo che ha passato lì, e c'era la cartellina Barabba, Gesù, e ogni tanto si diceva, certo che quel Caifa avrei dovuto essere un po' più duro quella volta, ma certamente non si rodeva per il rimorso. Sono bellissime rappresentazioni letterarie, però insomma... Sì, ma anche quello che ho fatto io però è letteraria perché l'ho inventata adesso, quindi vabbè, non c'è nessuna sicurezza, questa, non possiamo però saperlo. Allora, la storicità di Pilato resta ancora oggi oggetto di controversie, anche se qualche traccia della sua presenza è affiorata proprio a Cesarea, antica città di residenza del prefetto romano. Risale al secolo scorso, riportata alla luce nel 1961 a Cesarea da un'equipe guidata da Antonio Frova, un'iscrizione in cui compare il nome Pilatus con il titolo di prefetto della Giudea. Scoperta che sembra diradare l'alone di mistero che circonda la figura di Pilato al bivio tra storia e leggenda. Vangeli a parte, le fonti principali su Pilato provengono dallo storico Giuseppe Flavio e dal filosofo Filone d'Alessandria, secondo cui il mandato di Pilato in Giudea si conclude nel 36 d.C., 3 anni dopo la crocifissione del Nazareno. Lo stesso Filone alessandrino riporta una lettera di Erode Agrippa, in cui Pilato è descritto come un uomo di carattere inflessibile, impietoso e protervo. Altre notizie riferiscono che il legato della Siria Vitellio a deporre Pilato per le crudeli rappresaglie contro i ribelli samaritani, mentre per Eusebio di Cesarea Pilato si sarebbe suicidato a Roma 3 anni dopo il rientro dalla Giudea. Altre informazioni, ma decisamente dubbie, provengono dal Vangelo di Nicodemo e da altri atti, come la Paradosis Pilati, in cui Pilato è condannato a morte dall'imperatore Tiberio dopo essere diventato cristiano. Tra le più recenti e autorevoli affermazioni riguardo a Pilato spiccano le parole di Benedetto XVI, che traducono l'esitazione del prefetto in timore superstizioso di fronte a una figura divina. Ma più di tutto Pilato teme quanto gli dicono i membri del Sinedrio: se liberi Gesù, non sei amico di Cesare. Minaccia che alla fine prevale. La preoccupazione per la carriera, secondo Benedetto XVI, si dimostra più forte della paura di fronte alle potenze divine. Allora, secondo il commento di Benedetto XVI, Pilato alla fine si mostra decisamente pragmatico. Quello che gli preme è mantenere il suo ruolo, il suo potere. Allora, la carriera prevale su ogni altra considerazione? Certo, pur ribadendo che ogni persona è diversa e noi vorremmo tanto sapere che faccia aveva Pilato, però erano politici questi erano politici al vertice di una carriera che durava anche poco, perché di incarichi in provincia ne avevi qualcuno, ma non molti, dovevi badare a fare molti soldi finché eri lì e a non cadere in disgrazia con l'imperatore. Erano obbligati a pragmatismo, insomma. Certo. Senta, professore, ci sono i Vangeli, c'è l'iscrizione di Cesarea, poi ci sono le fonti, Filone d'Alessandria, Giuseppe Flavio, c'è il Credo di Nicea, che recita che Gesù fu crocifisso sotto Ponzio Pilato. Allora, bastano queste fonti per dare storicità a Pilato? L'iscrizione di Cesarea basta, nel senso che finché non ce l'avevamo, l'hanno trovata 50 anni fa, mi sembra, uno poteva dire, vabbè, potrebbe essere un meraviglioso personaggio inventato dalla tradizione stessa cristiana fin dall'inizio. Però c'è l'iscrizione che dice che sotto Tiberio un prefetto della Giudea che si chiamava Ponzio Pilato ha fatto un qualche lavoro pubblico. Non sappiamo, come quasi tutte le iscrizioni, ce n'è solo un pezzo, non si legge bene. I governatori romani facevano lavori pubblici, rubando sui fondi, naturalmente, e poi li celebravano con iscrizioni dappertutto. Ne abbiamo perse chissà quante iscrizioni di Ponzio Pilato. Una ci è arrivata e basta. E quella è una fonte. Esisteva davvero, insomma, il personaggio c'era. Professore, un libro, un luogo e un film. Allora, dunque, come libro io direi senz'altro il libro di Aldo Schiavone, Ponzio Pilato, un enigma tra storia e memoria, mi sembra, che è il lavoro più approfondito.
approfondito, di scavo. Un bel saggio, insomma. Sì, un saggio, assolutamente sì. Il luogo? Ma come luogo? Ci sono un sacco di posti nella tradizione italiana che sostengono che Pilato è nato lì, oppure che è morto lì, a seconda dei casi. Ce n'è tantissimi. Io ne ho scelto uno un po' a caso perché mi sembra che debba essere un bel posto. Il lago di Pilato nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Interessante, ecco. Quindi si può andare a visitarlo. È un film? Allora, il film, abbiamo parlato del Maestro e Margherita e c'è online, si vede su YouTube, una meravigliosa serie russa. Sto raccontando, sto suggerendo una cosa, come dire, che può sembrare d'élite, perché è in russo, con i sottotitoli, ma grandi attori. Quello che fa Pilato è grandissimo. Questa serie, Il Maestro e Margherita, è assolutamente da vedere, comunque io lo consiglio. E poi si trova facilmente, quindi basta insomma. Basta cliccare. Grazie professore per essere stato con noi. E io vi lascio con una citazione del filosofo tedesco Immanuel Kant. Fai ciò che è giusto, sebbene il mondo possa perire.